Uno dei miei vini preferiti è senza dubbio lo Chablis. Così oggi voglio approfondire questa boccia molto ma molto interessante che ho bevuto proprio il giorno di Pasqua. Quindi seguite il video. Ciao ragazzi, sono Emanuele, sono il fondatore di Grandi Bottiglie e voglio parlarvi proprio di questa. Questa bottiglia molto ma molto interessante che ho bevuto in famiglia il giorno di Pasqua e di cui voglio spiegarvi le caratteristiche nel bicchiere, perché lo Chablis è già un vino magico di per sé, la zona è veramente eccezionale, il terroir è un terroir che mette insieme elementi che sono difficili da trovare in molti altri branchi. Ma questo produttore, questo Jérémy Arnaud, in questa particolare versione di Chablis, la vigna Premier Cru Vaudevet nell'annata 2019, beh, non solo ha fatto tutta la differenza del mondo, ma è finita in un attimo. Si tratta di un produttore poco conosciuto che sostanzialmente ha rilevato le aziende di famiglia, i terreni di famiglia. Era un predestinato in qualche modo, anche se da giovane non era sicuro di voler fare questo lavoro. Poi sostanzialmente ha fatto il liceo agricolo a Bonn e poi l'università di enologia a Montpellier e è andato su quella direzione. Quello che senza dubbio gli ha dato un'esperienza molto ma molto importante è stata qualche gavetta, diciamo così, presso produttori di primissimo livello come Vincent Girardin, come Claire Milon a Bordeaux. Beh, lì ha imparato cosa sono i grandi vini e devo dire che con questa parcella di circa mezza ettaro esposta a sud-est riesce davvero a fare grandi cose. Pensate che qui la pendenza nei terreni è di oltre il 50%, difficile da coltivare. Quindi, ricapitolando, cos'è che rende questo vino magico? Beh, metti assieme la formazione così importante di un vigneron di Taletto, metti assieme un terroir che è davvero molto interessante, c'è la vinificazione con un'impronta decisamente naturale che riesce a dare una spinta in più, una vivacità in più. La caratteristica in fase proprio di vinificazione è quella che è una pigiatura a grappolo intero, non c'è aggiunta di solforosa se non una minima parte. L'utilizzo dei legni è molto moderato, pensate che in questa bottiglia solo il 10% è usato con il legno nuovo, quindi sostanzialmente quasi non si sente. Anche a livello di fermentazioni, qua siamo unicamente di fronte a fermentazioni spontanee con lieviti indigeni. Nel bicchiere è uno Chablis Premier Cru con una base dorata e una bellissima luminosità. Anche la consistenza non è da meno. Il naso è un naso impattante, il vino vi cerca. Fra l'altro, quest'annata 2019 è davvero bella. È un'annata che mette assieme sia una buona potenza, una buona alcolicità, ma una verticalità che poi sentiremo soprattutto in fase olfattiva e degustativa in alcuni descrittori che sono veramente illuminanti. Beh, la parte di frutta viene fuori e si esprime soprattutto con una base di mela. C'è una parte floreale, di fiori bianchi, ma la parte che mi è piaciuta di più in assoluto è la parte legata alla pietra focaia e poi a una nota di gesso, che è quello che ti dice che sei a Chablis. Sapete che lo Chardonnay di Chablis, lo Chardonnay che viene dal freddo, si caratterizza, a differenza dello Chardonnay della Côte d'Evon, da un substrato nel terreno spesso di gesso, un po' più vicino alle caratteristiche morfologiche della zona di Champagne piuttosto che a quella della Côte d'Evon. Beh, in bocca è un vino che ha un pregio su tutti, è perfettamente corrispondente a quello che ritroviamo al naso e soprattutto è un vino teso. Quello che mi piace in generale di Chablis, ma poi di questo produttore, Jérémy Arnaud, e di questa piccolissima vigna, è proprio la tensione gustativa. È un vino che non molla mai, è un vino che ha una base sul palato di sapidità e di verticalità che riesce poi a mitigare molto bene anche la parte più calorica e anche la parte più grassa di questo Chardonnay che c'è, perché è uno Chardonnay di assoluta completezza. Un vino di questo genere con cosa possiamo abbinarlo? Beh, noi l'abbiamo abbinato con del pesce al forno, un baccalà con delle olive taggiasche, era uno spettacolo, quindi un insieme di mediterraneità nel piatto, ma con un vino che
che è in qualche modo più nordico, ma potete assolutamente abbinarlo anche con delle carni bianche. Fatemi sapere nei commenti se assaggiate questa boccia e se vi è piaciuta. Mi raccomando, seguiteci sul canale e registratevi se non l'avete ancora fatto. Alla prossima!